Lei era qui? Io ero al mare. Mi è arrivato un messaggio via WhatsApp e ho detto, beh, che bello. Quindi di cosa stiamo giocando? Nel senso, non, cioè, ti sembra un gioco, no? Il mare dove? In Liguria, ero andata a fare un weekend con i bimbi da amici e poi ho chiamato qualcuno che abitava qua e ho sentito grida di aiuto e quindi il gioco non era più un gioco. E sono tornata a Milano perché io avevo due gatti e desideravo recuperarli, ovviamente. Perché i gatti erano all'interno? In casa, certo, all'interno. Dei gatti, Tosca e Giotto, sono due persiane a pelo corto. E i vigili del fuoco mi hanno aiutato in questo. Da un primo accesso non hanno trovato i gatti, perché chissà dove, sai, si nascondono nei posti più incredibili. Io sono rimasta qua, ho aspettato che loro facessero tutte le loro cose che dovevano fare secondo le loro priorità, però poi volevo che tornassero in casa a prenderli, vivi o morti, ma comunque che mi ridessero i miei gatti. Allora a un certo punto è arrivato il capo, mi ha detto se mi sentivo di mettere la tuta, di andare con loro per far aprire, e ovviamente gli ho detto di sì, per cui siamo saliti, io sono rimasta fuori da casa perché c'era troppo fumo e loro avevano le maschere, l'ossigeno, io no. Poi ho sentito per radio, li hanno cercati, ci hanno messo un quarto d'ora che per me erano tipo 4 mesi, non so le condizioni di casa mia, so che hanno prima trovato un gatto, perché l'ho sentito dalla radio, e poi ho trovato l'altro. Poi sono usciti, io sono corsa in clinica, sono salvi, sì. Non le hanno detto com'era la casa, in che condizioni è all'interno? No, non me l'hanno detto, so che c'era un principio di incendio, al primo accesso loro hanno detto abbiamo aperto il frigo, abbiamo preso tutto quello che era possibile recuperare di liquido e l'abbiamo buttato sul fuoco e quindi avrebbero spento l'incendio. Ma quando le hanno detto di un incendio, pensava fosse una cosa così grave? No, io ho visto un video su WhatsApp che ho qua, che mi hanno mandato, ma era completamente avvolta dalle fiamme. Ma è fatta a vela, no? Quindi il fuoco era sceso, pare che sia sceso tipo in 10 minuti, che abbia avvolto con l'intera torre e poi uscivano le lingue dagli appartamenti. Ma guarda, una roba... È raro vederlo a Milano, cioè... Da un film. Io non ho mai visto il fuoco da vicino, ma un film, perché poi sono quanti piani sono, con tutte le lingue, poi cadevano i pezzi, perché adesso sembrano quasi delle quelle cose che sono per costruire, no, le case. Ma lì erano, c'era una facciata con un materiale di non so che cosa, ma cadevano i pezzi col fuoco. Quindi la gente scappava, perché poi c'era molto vento, il vento portava i pezzi di facciata infuocati. Quindi comunque no, qua non erano in sicurezza, capito? Nulla. Io sono in affitto. Quando è entrata qua? Ah, tipo 4 anni fa più o meno. Bellissimo, sì, una casa bellissima. Un palazzo moderno. Sai, non so dire quali, se ci sono stati degli errori, non lo so. So che hanno... stupisce il fatto che un palazzo così moderno sia... possa bruciare in un secondo, sì, stupisce. Stupisce. Stupisce soprattutto che poi il gas porti le fiamme ovunque. Perché poi c'erano i terrazzi, evidentemente con i tubi di gas sotto, e le fiamme si sono diramate in tutta la corte, attraverso i tubi, capito?